amici sportivi all'ascolto, appassionati di futsal, la cordiale buonasera dal Pala Lavinium di Pomezia per la quarta giornata del campionato di Serie B, il girone. Questa sera si affronta lo United Pomezia e l'Eur Massimo Valevole. Il quintetto iniziale, non siamo riusciti bene a darlo all'inizio. Paolini, intanto la possibilità e il gol del vantaggio, ci pensa Armenia, attualmente il miglior realizzatore della formazione di casa, e riesce a sbloccare il match. Merlonghi all'indietro, prova Bagarro, la palla che finisce sopra la traversa di poco. Capitan De Simoni si vanno a piazzare, arriva ad Armenia ad arcuare l'angolino basso, ancora calcio d'angolo, il terzo per Armenia che va a scoccare il tiro, troppo aperta la sua conclusione, prova a girarsi, non ci riesce, ancora De Simoni, arriva dalla rete di Armenia, la parata ancora a salvare l'Eur Massimo da parte di Barigelli con i compagni di squadra. Poi c'è Gioia che prova a mettere il pallone in mezzo, si gira, arriva dal lago che apre un po' troppo l'angolazione, dal calcio d'angolo lo United Pomezia, De Simoni, e ha provato Savi con una semirovesciata. Barigelli, Gioia, Locchi, ancora Locchi, ma c'è Mugnaini sulla traiettoria. Gioia attaccato da Simoni, va ancora all'indietro, prova Curcio e c'è l'ingenuità da parte di Mugnaini con il gol del pareggio da parte di Curcio e si torna in parità 1-1. Locchi, Bagarro, dal lago mister Minicucci, Merlonghi, prova Gioia, il gol che porta in avanti l'Eur Massimo, ha trovato l'angolino dove Mugnaini non c'è proprio arrivato, è 2-1 per l'Eur Massimo. De Simoni prova a forzare, lo fa ingenuamente, mi rimetto, movimento, il gol di Merlonghi Tiziano, e a questo punto l'Eur Massimo passa sul 3-1. De Cicco, De Simoni per Pulvirenti, va via, bravissimo, ma la palla però va a colpire la traversa. Pulvirenti, Merlonghi, gli soffia il pallone, ma glielo soffia anche De Simoni, il palo e poi spara alle stelle Pulvirenti. All'indietro rischiosamente per Paolini, De Cicco si gira, prova anche a calciare, c'è Baricelli, è libero Baricelli che riceve, vede Bagarro, il mancino, poi in spaccata sull'angolo opposto, prova Merlonghi il duello momentaneamente, poi Bagarro, Fabozzi si gira per Fabozzi che ferma il pallone, lo mette giù, Locchi, Armenia, Gioia, non interviene Savi, Merlonghi invece innesca la ripartenza dell'Eur Massimo, Gioia, il tiro splendido di Pulvirenti, avrebbe dovuto trovare più gloria questa conclusione. C'è Niccola in mezzo, però intercetta, e poi il tiro di Bagarro che va a colpire il palo dopo essere stata intercettata da Mugnaini. Ora Mugnaini, due ottimi interventi. Fabozzi, libertà, intercetta Cenicola, se ne va da solo contro Baricelli, la palla che finisce fuori. All'indietro per De Simoni, ancora Rozzi, De Simoni e Baricelli, prova la fiondata, arriva il gol di Edoardo Savi, il tanto atteso gol da parte del pivot, ha spedito la palla rabbiosamente nell'angolino più lontano dove Barigelli non è potuto arrivare. De Simoni, De Cicco,
Alessandro Armenia, il pareggio dello United Pomezia del 3-3, si torna in parità, una spettacolare azione di gioco. La corsa breve da parte di Armenia, il fischio, il tiro, la palla non trattenuta, poi il palo da parte di De Simoni, non trattenuta da Barigelli. Gioia la tiene un po' a fatica, però riesce anche a sgusciar via. Merlonghi colpisce il palo. Gioia, Fabozzi, la prende De Simoni e la palla in rete! Il vantaggio dello United Pomezia col capitano De Simoni. Simone De Simoni, lo United si porta in vantaggio 4-3. Gioia, la traversa, il tap-in di Fabozzi scheggia la traversa. Savi, e finisce qui lo United Pomezia batte l'Eur Massimo per 4-3 dopo aver sofferto dal Palalavinium. È tutto, la più cordiale buonasera agli amici del Futsal.